intanto avevano scelto Clementi, quindi mi piaceva mettermi a un tavolo a parlare con Clementi per capire qual è il programma e qual è il progetto. Certo, scoprire oggi che l'incontro non c'è, non ci mette, per i trascorsi e per le esperienze che questa vertenza ci ha insegnato, di buon umore. Era un punto di partenza, speriamo sia solo un leggero ritardo. Era in programma per mercoledì 2 agosto l'incontro allo stabilimento FIMER di Terranuova Bracciolini tra i rappresentanti del Fondo Clementi e i lavoratori, un appuntamento slittato per motivi improrogabili. C'è molta attesa, anche perché definita una volta la scelta dell'investitore, si tratta di vedere i tempi e le modalità nei quali l'investitore metterà soldi a disposizione, prima come finanza interinale e poi quale progetto politico e industriale si svilupperebbe successivamente, quindi c'è attesa proprio per conoscere, e nell'attesa c'è, come di, la speranza non ci si ritrovi di fronte a un ennesimo spiacevole teatrino. Il fondo inglese ha messo sul piatto della bilancia 17 milioni per la ripartenza dello stabilimento e 96 complessivi, 5 poi da erogare entro il 6 agosto, mentre la data cruciale è quella del 21 agosto prossimo, giorno dell'udienza al Tribunale Fallimentare di Milano, per il via libero o meno al concordato. Ovviamente la richiesta della presentazione del nuovo concordato sta nella misura in cui ci sia l'intervento dell'investitore e la presentazione di un piano operativo entro il 21 agosto. Le prossime settimane saranno dunque decisive per il futuro dell'azienda, che attualmente lavora a basso regime. Perché ovviamente, non avendo un'immissione di capitali funzionale all'acquisizione della materia prima necessaria per lavorare, e non avendo più nemmeno la possibilità della finanza d'emergenza, le risorse sono molto risicate.